volentieri qui in mezzo a voi, non è la prima volta che sono a Ragusa, vedo il nostro bravo vescovo che non c'era l'ultima volta quando sono venuto, e il nostro bravo Giorgio che è stato alunno mio, ha fatto con me la tesi all'Istituto RUP di Palermo, ha fatto una bella introduzione che mi toglie la difficoltà di dire come vanno le cose oggi oppure come non vanno. Che cosa dobbiamo fare? <coughs> mi è venuto in mente un episodio che è vero, mi è successo, quando dopo aver passato 25 anni alla civiltà cattolica a Roma, i miei superiori mi dicevano adesso torni a Milano perché come gesuita ero entrato nella provincia milanese. Noi mandiamo il padre Salvini a succederti alla direzione della civiltà cattolica. <coughs> e tu vieni ad aggiornamenti sociali a Milano. A Roma i superiori mi hanno detto "No. Padre Sorge va a Palermo". Io dico "Ma non mi consta che Palermo sia in Lombardia, però se i superiori mi dicono vai a Palermo, vado a Palermo". È stata una delle cose più belle della mia vita. A Palermo avrei passato 11 anni. Degli anni terribili quando la mafia puntava al cuore dello Stato e io la mafia l'avevo vista a Roma stando a tavolino leggendo ma qui a Palermo l'ho vista in faccia e mi ricordo che arrivando andai dal cardinal Pappalardo che conoscevo da moltissimi anni, ancora quando ero un Monsignorino in Segreteria di Stato, e lui mi disse queste parole: Padre, qui la situazione è drammatica, però noi non abbiamo i fucili come li hanno per esempio le forze dell'ordine. Noi non possiamo fare il lavoro dei magistrati, questi servitori dello Stato eccellenti che davano la vita per la legalità, per la libertà dei cittadini. Non tocca nemmeno a noi sostituirci allo Stato. Noi abbiamo, mi disse il cardinale, il Vangelo, non abbiamo altre armi. Dice, Benvenuto. Vada con i suoi confratelli con il Vangelo e con il Vangelo siamo andati nelle piazze, nelle scuole, televisione, è stato un periodo un po'... Per cui anche oggi, dopo tanti anni, quando mi chiedono qual è il ricordo più forte che lei porta da Palermo di quegli undici anni di, bat di battaglie, no, non dubito nel dire a Palermo ho imparato che il Vangelo... È vero, ed è questa l'esperienza più bella che ho fatto. Eravamo tutti disarmati, avevamo solo il Vangelo in mano, ma quando ho visto la primavera di Palermo, quei tre chilometri di persone che con la mano nella mano attraversavano la città gridando basta con la mafia, mentre appena arrivato, prima di dire questa parola, la gente si guardava intorno per vedere se dirla ad alta voce. Non è che sia stato tutto per merito, è stata una collaborazione generale. Però il contributo del Vangelo ha dimostrato di poter cambiare i cuori, cioè di strappare la radice della mala erba, perché prima con la prevenzione, con le armi si taglia l'erba, ma la radice rimane e per la prima volta la criminalità organizzata ha avuto paura della Chiesa e Don Puglisi è morto perché aveva il Vangelo in mano e con il Vangelo portava via i ragazzi dalla strada. Il Vangelo è vero, io l'avevo già predicato tante volte, ma a Palermo l'ho visto. Perché dico queste parole? Perché quando mi è stato chiesto di parlare di Papa Francesco e la politica, la risposta che vi posso dare è questa. Papa Francesco è il Vangelo. Se voi lo osservate, lui è un ritorno al Vangelo. Butta via, e ce l'ha da buttare, eh, le cose inutili e torniamo al Vangelo. Allora è curioso, è anche interessante per questo incontro di stasera, di fronte al panorama che Giorgio ha fatto della crisi della politica, che ha perso l'anima, che è corrotta, che cosa c'ha da dire questo Papa che praticamente conclude un periodo di storia? Non so se avete seguito per esempio il discorso che ha fatto alla Chiesa italiana, quindi all'Italia, a Firenze. Questo è un discorso che chiude un'epoca, chiude un'epoca e ne apre un'altra. E siamo in quel clima carismatico che si è aperto con il concilio e che per un lungo periodo era rimasto un po' fermo. Il Papa, torniamo al Vangelo, ma un Vangelo vivo, semplice, immediato, non complicato. Difatti, nella Evangelii Gaudium, questo suo primo documento che poi a Firenze ha raccomandato di studiare a tutti, alle parrocchie, alle diocesi, perché lo ritiene la sua carta programmatica, anche se un po' speciale, allora Papa Francesco ha scritto quattro intensi paragrafi proprio sulla crisi politica. Ed è, stavo per dire, una lettura fatta non sulla base delle scienze politiche, infatti non cita nessun autore, anzi sono sicuro, l'ho anche scritto, che senza saperlo... Ricalca in alcuni punti Don Sturzo, ma non lo cita neanche perché non, forse non lo conosce adesso, non voglio mettere in dubbio la sua cultura, però è, è visibile per uno che ha studiato queste cose che c'è ed è la coincidenza nella luce del Vangelo. Vedete, nel Vangelo non c'è nulla di politica, c'è cioè, la politica del suo tempo, alcuni dibattiti di Gesù con i farisei, però c'è la luce che ti fa masticare i problemi politici e dare degli orientamenti che tocca poi ai laici, la politica è laica, deve rimanere laica, tradurre in pratica per costruire un mondo migliore. Allora vorrei con voi commentare questi paragrafi di Papa Francesco che a mio modo di vedere non sono stati ancora sufficientemente scoperti e invece contengono tanta sapienza, qual è la sapienza che lui deriva dal Vangelo vissuto e che può diventare una luce e una forza dirompente per far rinascere la politica. Allora quando sono stato invitato a tornare in mezzo a voi dico ci vado solo se ho qualche cosa da dire, perché andare lì a raccontare le solite cose è inutile. Quindi vorrei darvi un messaggio vero, eh, che è il messaggio illuminato da una luce superiore che però riguarda i problemi quotidiani della politica. Io direi così, sintetizzando il discorso, della Evangeli Gaudium, vorrei parlare di una specie di bussola, quindi la bussola ha quattro punti cardinali. Quindi il Papa non si sostituisce allo Stato, non si sostituisce al Parlamento, ai partiti, ma alla luce del Vangelo dice come venire fuori da questa crisi pericolosissima perché la politica è il sangue della società, arriva dappertutto. Quando una brava mamma, una madre di famiglia dice, padre per carità, io di politica non ne capisco niente, non ne voglio nemmeno sentir parlare, ma signora, ma scherza, ma non sa che se il governo oppure la regione o la provincia, il sindaco fanno un decreto può cambiare la vita? della sua famiglia, se cambia la situazione del lavoro, può cambiare il destino dei suoi figli, come fa a dire che non mi interessa? La politica è come il sangue, entra dappertutto e se il sangue è infetto si muore. Quindi nessun cittadino può essere indifferente davanti alla crisi del, del sangue dello Stato italiano, cioè di questa morte politica che ci avvelena tutti. È chiaro, noi ce la pigliamo con i responsabili, con quelli che stanno in Parlamento, con gli... è evidente, sono i, referen i referenti pubblici, ma come cittadini che cosa facciamo? Il Papa indica quattro criteri per venire fuori dalla crisi mortale che poi si chiama populismo, che poi si chiama antipolitica. Queste sono le malattie, le patologie che nascono quando la politica perde l'anima. Lasciatemelo dire. Quello che è successo è che le grandi ideologie dell'Ottocento, anche quelle sbagliate che la storia ha dimostrato false, come per esempio il socialismo reale, che è fallito, avevano una carica ideale per cui si lottava, c'era entusiasmo. Non si può fare politica come si fa un altro mestiere, no. Per fare politica bisogna avere la vocazione. Ci sono uffici che non si possono fare senza una vocazione, cioè senza dedicarsi. Lo ripeto sempre. Un medico senza vocazione è un disastro. Deve essere pronto giorno e notte a studiare, andare, farsi presente. Un prete senza vocazione è un disastro. Qualche volta aggiungo che è un disastro anche quando ce l'ha, però questa è una battuta. Allora, quindi ci sono compiti che esigono la donazione totale. La politica è una vocazione. Se un politico non ha la vocazione e non si dedica totalmente, che cambi mestiere, perché quello non è il suo. Se uno fa il politico invece di fare l'architetto, perché ha scelto una che vada a casa, non può fare politica senza vocazione. Non è un'umiliazione, è un servizio di lealtà. Abbiamo troppi politici che fanno politica come una professione vivono per lo stipendio, si attaccano alla poltrona e chi si è visto si è visto. Questa è la morte perché le ideologie che davano l'entusiasmo non ci sono più, sono state smentite. Ricordo bene quando è caduto il muro di Berlino, tutti a gridare, ha vinto il capitalismo, ha vinto il capitalismo. Il primo a dire di no è stato Giovanni Paolo nell'enciclica eh, per Centesimus Annus, dove in un capitolo, che ha uno strano titolo, si chiama 1989, che titolo? Dice: Non è vero, perché se è vero che il comunismo è crollato, è stata smentita una risposta sbagliata, ma ha problemi veri. E il fatto che una risposta sbagliata sia finita non vuol dire che siano risolti i problemi veri. Se avesse vissuto un po' di più avrebbe visto nel 2007-2008 il fallimento e la caduta dell'altro muro di Wall Street, che è la sconfitta del capitalismo. E i problemi sono ancora tutti lì. E la democrazia, che è lo strumento più maturo, la democrazia rappresentativa, il, lo strumento più maturo che ci siamo dati dopo la guerra, è, è in crisi profonda. Allora che facciamo? Dobbiamo andare alla deriva? Questa povera Italia è condannata ad essere il tacco dell'Europa, siamo destinati a trascinarci così tra litigi. No, no. Il Papa si ribella a questa idea e fa capire che esistono tre o quattro elementi che possono dare un impulso nuovo per la nascita di un nuovo paese, di una nuova Europa, di un nuovo mondo. Quali sono questi quattro punti? Prima ve li dico e poi uno per uno ve li spiego in modo che lo possano capire tutti, anche i non addetti ai lavori. Sono il primo, la tensione etica e ideale. Il secondo, una laicità positiva. Terzo, il bene comune. Quarto, ma non per questo ultimo, lo stile del servizio. Ecco, se voi ricorderete questi quattro punti, capirete la dottrina di questo papa carismatico che il Signore ci ha donato e poi soprattutto farete la prova che è vero, perché lui gode della luce della fede ma anche dell'esperienza di un continente latinoamericano. E lì vi devo dire che... Anche l'esperienza che ho fatta a Puebla, sono molti i Vescovi che la pensano come Francesco. A noi fa un effetto perché non avevamo mai visto il Papa andare con gli scarponi di, di Buenos Aires, non mettere la mantellina rossa, nessun segno esterno, solo con la sottana bianca, attraverso cui si intravedono i pantaloni neri, poteva anche farsi un paio di pantaloni bianchi. Ma non è che lo faccia per... è perché è fatto così. Io sono uno come tutti gli altri, come Gesù. Cominciamo dal primo punto. La tensione etica è ideale. Spiega il Papa. Dunque, per chi volesse sto spiegando i paragrafi che vanno dal 222 al 233 della Evangelii Gaudium. Sono un po' densi, quindi una prima lettura si rimane un po' così, ma io adesso ve lo vorrei far capire e poi leggerò sui giornali gli effetti straordinari di questo incontro, perché se li mettete in pratica Ragusa diventa una bomba atomica. <ride> allora, oggi, spiega Papa Francesco, è forte la preoccupazione, la tendenza a conquistare spazi sempre più grandi di potere. È caratteristico della vita politica di oggi cercare potere per poter realizzare in tempi brevi risultati immediati di cui c'è bisogno. Sono bisogni impellenti. Quindi siamo tutti presi dalla febbre di portare a casa al più presto frutti del potere. Ma facendo così, dice il Papa, c'è il pericolo di introdurre una rottura con un'altra urgenza che è quella di avere un programma ideale di riforme. Cioè non si può andare a caso. Se un sindaco di una città copre le buche sulle strade, sarebbe una cosa quasi miracolosa e provvidenziale, però non è che è risolutiva. Allora uno dice: aggiustiamo subito le buche dalle strade. E intanto trascuriamo un programma ideale di riforme che è quella che assicura il futuro e però richiede un'attuazione una di tempi medio lunghi. La buca la copro domani, ma quel coprire le buche che senso ha finisce lì. Oppure coprire le buche vuol dire che sto per costruire altre cose in un programma ideale, organizzato. Il Papa dice state attenti a non lasciarvi prendere per amore del potere, perché la gente ti batte le mani. Eh, la gente mi ha battuto le mani perché ho chiuso le buche. Ma queste buche chiuse poi in che programma stanno? Cioè qual è il programma urbanistico di questa città? a cui orientare anche il rifacimento delle parti decadenti. La difficoltà di comporre insieme la necessità immediata e il programma sono le due urgenze che sono rese più gravi dalla crisi dei valori, perché porta a prevalere l'efficacia su il programma. La qualità viene messa dopo la quantità. E questo aggrava la crisi della politica. La realizzazione di una buona politica impone un cambio di mentalità. Notate bene che qui il Papa, questi paragrafi, non li scrive per i cattolici. In altre epoche pubbliche, non molto lontane da noi, un documento così avrebbe detto: i cattolici cosa fanno? Si uniscono, smettono insieme, faccia. No, il Papa parla, è preoccupato della malattia della politica in sé e si rivolge insieme anche ai non credenti, come ha fatto con l'enciclica Laudato Sì. E dice: Qui la nostra casa comune, dove abitiamo tutti insieme, credenti e non credenti, bianchi e neri, viene giù a pezzi. Stiamo attenti. Non si rivolge ai cattolici. Non so se avete notato, l'enciclica è la prima che non ha il nome di coloro a cui si rivolge. In genere l'enciclica ai fratelli nell'Episcopato, ai presbiteri, ai laici. Eh? E poi Papa Giovanni aveva scritto e agli uomini di buona volontà, e sembrò una cosa straordinaria nella pace e in Questo Papa non scrive niente. Lettera enciclica per tutti coloro che la leggeranno. Non ci sono vescovi, preti, frati e suore a cui è indirizzata. Lui parla a tutti, quindi anche i paragrafi, non sono i cattolici e la politica, è la politica buona. Al Papa sta a cuore per il bene del mondo che la politica ritrovi la sua anima, e aggiunge, lo dice con una frase un po' enigmatica: il tempo è superiore allo spazio. Cosa vuole dire? I valori trascendenti non si possono sacrificare ai risultati immediati, alla logica economica. Ecco le sue parole. Sono convinto che a partire da un'apertura alla trascendenza, cioè ai valori superiori, potrebbe formarsi una nuova mentalità politica. Fratelli miei, non basta mettere una pezza ai partiti. I partiti, capitemi bene, eh, se no poi, sono morti che camminano, perché noi abbiamo i residuati bellici dei partiti dell'era ideologica. Quell'era è finita con la caduta del muro di Berlino, con la crisi economica mondiale. Il partito deve cambiare forma. I partiti sono essenziali alla vita democratica rappresentativa, ma la forma che noi abbiamo conosciuto è superata. Non si può organizzare un partito come lo organizzavamo vent'anni fa e per quello che non funzionano. Dicono una cosa e la gente va per conto proprio. E invece il partito è necessario come collegamento tra la politica nazionale e la sua elaborazione e la società civile abbiamo il coraggio di innovare una mentalità nuova una mentalità anche economica diversa che aiuti a superare la dicotomia, la rottura tra l'economia e il bene comune sociale. Se manca un'ispirazione ideale sociale le riforme che si fanno sono tecnica ed è qui una delle tentazioni più gravi del nostro tempo. Ci siamo tutti ubriacati. Con le nuove tecnologie crediamo di essere diventati onnipotenti. Perché guardate la velocità nella comunicazione. In tempo reale io seduto al tavolino col mio computer posso parlare con Tokyo, con... che meraviglia. Guardate le tecnologie applicate alla medicina. Abbiamo saputo proprio ieri di questo bambino nato senza gambe, ma è un errore eccezionale perché oggi con la tecnologia applicata alla salute si può addirittura operare una malformazione genetica mentre il bambino è ancora nel seno della mamma. Sono cose meravigliose. Siamo riusciti a scoprire anche come nasce la vita. Per cui la clonazione è, anche della vita umana non è ancora raggiunta, non so se ce la raggiungeremo, ma la strada è aperta. Finora hanno clonato una pecorella, poveretta. Ma quando voi vi sentite dire che l'uomo è degno ai diritti fondamentali, intangibili, perché ha immagine e somiglianza di Dio, ma finita la preti di parlare di somiglianza di Dio. Io in laboratorio ti posso fabbricare uno a immagine e somiglianza mia. Può venire da me una coppia e dire per favore mi, mi, in laboratorio mi fa nascere una bambina con gli occhi azzurri e i capelli biondi. Sì, te la fabbrico io. Ed è terribile perché la vita umana non si fabbrica, si genera. Ma capite come in questo mondo sentir parlare di valori trascendenti che possono essere la luce della filosofia politica, la luce della pratica economica, è istintivamente rifiutato e stiamo pagando perché la natura, non si può cambiare la natura con un decreto legislativo, lo volete capire sì o no? Quindi anche per quanto riguarda i prossimi problemi riguardanti la famiglia, non possiamo prenderci in giro con un decreto legislativo, non cambi la natura. E allora ecco il problema di impostare il discorso politico illuminato da valori veri, che non ci piglino in giro. I cinesi, poveretti, avevano detto ogni famiglia può avere solo un bambino. Il decreto lo può dire, ma la natura non la cambi. E' proprio di una settimana fa la Cina che dice Beh, adesso ne possono avere due, ma... O come siamo ridotti, cioè, la natura eh, non la puoi regolare, ci sono elementi comuni, diritti che vanno tutelati per tutti, non c'è dubbio su questo, ma non puoi cambiare le regole della natura se non esponendoti al rischio che poi avvengano le catastrofi. Mentre noi non vediamo una goccia di pioggia, in altre zone muoiono annegati, e via dicendo. Questo vuol dire il Papa. Quindi dice: stiamo attenti che il programma politico non sia in contrasto con valori assoluti, perché sennò eh, non fa il bene. Prima o poi si inceppa. Apertura quindi alla trascendenza, come formazione di una nuova mentalità politica. Ci dobbiamo rassegnare, non possiamo più pensare politicamente come eravamo abituati a fare nell'era ideologica, che pure ha avuto tanti vantaggi, il primo dei quali era l'entusiasmo. Io ricordo, quando uno è vecchio ricorda, no? le botte che ci davamo tra comunisti e cristiani eh, nelle prime elezioni degli anni 48. Noi ne pigliavamo tante, ma ne davamo anche, sempre con devozione. Però. Però, però a un certo punto si combatteva per un ideale: ma che tipo di società vuoi fare? Oggi vai a vedere i gli... giovani darsi le botte per il tipo di società. Ma tira il campaglio ho altri interessi. E qui la fine, le ideologie, anche quando erano sbagliate, come proprio di ogni ideologia che assolutizza quello che non dovrebbe essere assoluto, però davano entusiasmo. E non si può cambiare se, non man se manca l'entusiasmo. Io quindi mi rivolgerei ai giovani eventualmente presenti, se qualcuno sente nel cuore il desiderio di un impegno, si dia alla politica che è la forma più alta di carità perché raggiunge il bene comune. Ma lo faccio con entusiasmo, non con mirando gli interessi che ci sono o i vantaggi. Oh mamma mia! Non siamo più capaci di entusiasmo. Su questa priorità, notate bene, concorda oggi anche larga parte della cosiddetta cultura laica. È impressionante, eh? Una delle grandi scommesse dell'illuminismo era stata quella che la democrazia liberale si sarebbe autoalimentata spontaneamente, senza bisogno di apporti ideali esterni. La democrazia si autoalimenta, non ha bisogno di appoggi esterni. Dicendo così si diceva non ha bisogno della cultura, non ha bisogno della religione, non ha bisogno... è autonoma, la democrazia è autonoma, è un autorigeneratore. C'è stato Norberto Bobbio, che ha scritto un libro intero per dimostrare il fallimento di questa tesi illuministica. Non è vero che la democrazia è autosufficiente, si deve alimentare ad altre fonti che sono esterne alla democrazia. E allora oggi anche i rappresentanti della cultura laica più conosciuti come Jürgen Habermas, che poi ha ripreso in questo il teorema di Ernst Wolfgang Böckenfeld, sono i nomi che vanno per la maggiore, dicono che lo Stato non può generare da se stesso le condizioni della propria esistenza. È esattamente la negazione del primo dogma illuministico. Ha bisogno di presupposti esterni, fino ad arrivare a dire udite, udite, che la politica e lo Stato hanno bisogno della spiritualità per ricivilizzare la modernità. Sentire dire questo da un Papa, vabbè, è scontato. Sentirlo dire dagli esponenti più noti della cultura laica fa una certa impressione. Per cui arrivano a dire che traducendo la dimensione religiosa dell'uomo politicamente in termini laici può aiutare l'europa a conservare le proprie risorse morali è la frase questa detta da Habermas sapete cosa vuol dire questo insomma fratelli miei lasciate che questo ve lo dica con il cuore già non devo fare nessuna lezione è un colloquio quello che faccio con voi il problema è che siamo fatti per Dio. È inutile che noi questo lo neghiamo, io sono ateo, ma io ti rispetto. Quando trovo dei fratelli non credenti, ho il rispetto e l'amore per loro che Dio ha per loro. Mi dà una grande gioia sapere che il Signore ama un ateo come ama me, perché Dio è padre di tutti, ecco l'anno della misericordia. Ma siamo fatti per Lui, siamo immagine e somiglianza sua come intelligenza e come libertà. Ecco perché siamo così grandi come persone umane che possiamo dire no a Dio. Ma capisci qual è la nostra grandezza? Ma siamo fatti per Lui. E Dio non è uno spauracchio, non è un giudice terribile, ma chi vi ha insegnato questo volto stravolto di Dio? Viene da me una signora, padre, chissà che cosa mi succede. Perché? Perché domenica non sono andato a messa. Ma chi le ha insegnato che Dio è lì pronto col bastone appena uno fa un peccato, pum, una bastonata, mandarlo all'inferno? Ma questo non è il Dio che ci ha creati, il Dio di Gesù. Non è la fede che può ispirare una convivenza fraterna, l'attenzione agli ultimi. Abbiamo bisogno di qualcosa di superiore. Quindi il dramma è che... È difficile la fede e se uno poi non vive diventa ancora più difficile, ma è una scelta con la quale non possiamo fare a meno di confrontarci. Ecco, il problema più urgente è aiutare la democrazia a ritrovare la sua fondazione etica, la quale però, come spiegava già Benedetto Croce, che poi è il patriarca della cultura liberale, poggia, sentite Croce, che poi non era credente, poggia necessariamente sul senso religioso. C'è un suo scritto dove dice, nessuna società sta in piedi senza un fondamento etico, ma l'etica non sta in piedi senza una dimensione religiosa. A me fece impressione quando andrai la prima volta in Russia per un incontro culturale, dopo cento anni di ateismo scientifico, vedere le chiese ortodosse tutte piene di ventendi che passavano mezz'ora davanti alle icone. Dico, ma il comunismo aveva parlato di ateismo scientifico? Questi sono giovani entrati negli ultimi cento anni alla vita. L'illusione di strappare la dimensione religiosa all'uomo, alla donna, e non si è capito che strappare la dimensione religiosa dal cuore equivale a strappare il cuore. Siamo fatti per lui e non troveremo mai l'equilibrio, la gioia, la pace se non troviamo lui. Allora questa religione civile a me non piace, ma non solo a me. Questa dei liberali, e anche oggi, no? Dicono diamo i soldi alla Chiesa, ai patronati, perché così la Chiesa tira via i giovani dalla strada, dalla malavita e mi dà una mano. Non è questa la religione. Siamo deviati. Non è una religione civile. La religione è una fede in un Dio che ha parlato, che vive in noi. Ah. E allora qui Papa, Bened Papa Francesco è proprio benedetto perché ci richiama al Vangelo puro, via tutte le sovrastrutture, le strumentalizzazioni anche della fede, con tante cose che non vanno. Ecco, ricordo un incontro che ho avuto con Spadolini, Voi, forse qualcuno lo ricorderà, no? Era un laicone in tutti i sensi, ma onesto, retto e lui veniva alla civiltà cattolica per studiare preparare i suoi libri di storia uno storico e mi diceva padre, io come storico non capisco finiscono gli imperi crollano le ideologie finiscono le vicende dell'uomo storiche la chiesa sembra che stia lì lì sempre per morire e ogni anno ritorna giovane ma come fa? e lui parlava di quei milioni di giovani che andavano a pregare con Papa e dico eh caro presidente lei si ricordi che la chiesa e il popolo dei credenti si può misurare sociologicamente quanti battesimi nuovi ci sono stati una volta si diceva quante altre nazioni abbiamo conquistato al Vangelo per carità non si parla più così Vabbè. poi diceva Dicevo, si può misurare la chiesa anche dal punto di vista archeologico. Lei mi trovi un ente che abbia tanta arte, secoli di storia, residuati, è, è incomparabile, duemila anni di storia. Lei può misurare la chiesa anche con eh, quanti soldi ha, lo IOR è meglio non farlo, però diciamo, si, si potrebbe anche misurare. Ma se lei si dimentica di aggiungere una X, l'equazione non torna. E la X è proprio questa, che esiste il divino nell'umano. Allora, concludendo questo primo punto, l'esigenza di una spiritualità della politica è quello che il Papa vuole dire. E non è vero che la politica è sporca. La politica è sporcata dagli uomini sporchi che la fanno ma la politica addirittura è uno strumento di santità ci sono fiori di politici avviati alla santità o già arrivati se ci sono riusciti loro non nonostante ma attraverso ecco, quindi su questo non insisto più ma il Papa lo, lo fa in un modo fine, elegante come fa lui quando parla a tutti non un modo confessionale Dice, guardate, senza una spiritualità, senza un ideale, una tensione etica, la politica non rinasce. Secondo punto è quello della laicità. La laicità, come sapete, è data nell'illuminismo pure. E oggi è cambiata, non è più nei rapporti solo tra Stato e Chiesa. La politica è laica. Qui il Concilio ha fatto dei passi notevolissimi, ha sviluppato la cosiddetta teologia delle realtà terrestri. Cioè, nella creazione esistono delle realtà che hanno finalità proprie, mezzi propri per raggiungere la finalità, e queste finalità sono laiche. Per esempio, io sono un chirurgo e faccio le operazioni di chirurgia. La chirurgia è un'arte, ma è laica, non è confessionale. Sono professore, insegno matematica, sono bravo a dare i numeri. Vabbè. La matematica è laica, ha delle sue regole proprie, l'economia è laica, la politica è laica. Quindi anche il cristiano che vuole dare gloria a Dio facendo il professore o il chirurgo deve essere esperto dell'arte. Non basta avere la fede, ci vuole professionalità e la professionalità è laica. Certo è diverso se io opero con spirito cristiano avrò un atteggiamento delle norme che è diverso, però la tecnica è un fenomeno laico. La gestione di un'impresa è una gestione laica. Nel Vangelo troverai i principi per poterlo fare in un certo modo, ma la tecnica la devi studiare. Ecco che cos'è questa laicità: rispettare l'autonomia delle scienze. Quindi avere delle personalità anche nella tecnica, nella ricerca scientifica, che siano veramente competenti. Ma questo deve valere perché oggi nel mondo globalizzato, per poter vivere uniti, abbiamo bisogno della laicità. Una laicità che sia appunto positiva, di questo ne parlò Sarkozy quando fece il Presidente della Repubblica Francese, quando venne a Roma a prendere il suo posto come capitolare della Basilica di San Giovanni in Laterano, sono quei paradossi storici, per cui il Presidente della Repubblica Francese ecco, è di diritto, è, come si chiama. Un, un capitolare della Basilica di San Giovanni, non so se dica anche il breviario, ma lui è venuto a prendere possesso del seggio che aveva e ci tengono. Vabbè. Ma e a un certo punto, sono cose del, del Medioevo eh, che ancora il Papa non ha fatto ancora in tempo a tagliare, però un po' alla volta, un po' alla volta. Allora, quindi a, a un certo punto eh, è questo che. Quello che ha compromesso la Chiesa è stata proprio la mancanza del rispetto della laicità. Sapete chi è il colpevole? Si chiama Costantino. Ci ha rovinato tutti perché ha trasformato la Chiesa in uno stato tra gli stati. Quello non è evangelico e allora ha avuto il suo territorio, anche se adesso dicono che l'ha dato Pipino il Breve. Ma ci ha rovinato tutti, perché la Chiesa non è un, un impero. C'era il bravo San Bernardo, dottore della Chiesa, che nel suo monastero aveva uno un monaco che è diventato Papa, anche allora succedevano cose strane. E si chiama il padre Eugenio IV, il quale scrive, caro padre abate, mi è capitato questo di diventare Papa. Mi vuoi scrivere qualche riga per insegnarmi a fare bene il Papa? E ha scritto un volumetto del Mille, un classico che c'è ancora, in cui aggiunge questa frase. Figlio mio, ricordati che il Papa non è il successore di un imperatore, ma è il successore di un pescatore. Mamma mia, come ce ne siamo dimenticati! Mi ricordo quando c'era Pio XII nella basilica di San Pietro. Ogni cardinale aveva una coda di 6 metri, che poi la stoffa 6 metri è abbastanza pesante, quindi ci volevano due chierici robusti per tenerla. Per cui, quando c'erano 10 cardinali che andavano a dire la messa col padre, 60 metri di coda, uno dall'altro distante, la cosa imperiale con tutte le brocche d'oro, anelli, pal. E uno dice, ma chi sono questi qui, vestiti con tutti qui? Sai chi sono? Sono i successori dei pescatori di Galilea. A mappe lo dicono a Roma, come andavano vestiti i pescatori. Ma come ci siamo ridotti? La coda l'ha tagliata Paolo VI con le forbici del Concilio. Ma anche proprio Papa Francesco ha ancora tante cose da tagliare e ce n'è. Sono le sovrastrutture che hanno appesantito il messaggio e hanno giustificato quell'illuministica reazione contro la Chiesa che predica una cosa e vive un'altra. Allora questa laicità è necessaria, il rispetto quindi della libertà della Chiesa. Che non, rinuncia, non può andare addobbata in quel modo. Ma però vedete, la laicità positiva è una necessità del mondo globalizzato. Pensate all'Europa: se noi vogliamo realizzare veramente una famiglia europea, se noi vogliamo realizzare una famiglia mondiale, dobbiamo essere laici laici in senso positivo cioè superare i dogmatismi che non sono solo dogmatismi confessionali da cui dipendere far dipendere il rapporto chiesa stato no c'è anche un fondamentalismo ideologico che va abbattuto se no non saremo mai un mondo unito quello che sta accadendo con i muri di ferro spinato che stanno nascendo nel cuore dell'Europa a causa delle immigrazioni, è un esempio tipico di come manca la laicità, ritorna l'ideologia e i muri ideologici non consentono l'unità della famiglia umana, tornano di nuovo le lotte ideologiche gli uni contro gli altri. Ecco allora come il Papa insiste dicendo muoviamo da quello che ci unisce per crescere verso una unità sempre maggiore nel pieno rispetto della identità di ciascuno io vorrei tradurre questo principio in una frase che vorrei che ricordaste sempre perché è la chiave del ventunesimo secolo se noi vogliamo essere contemporanei del mondo che si unifica, dobbiamo imparare tutti a vivere uniti rispettandoci diversi. Se volete sapere qual è la vostra maturità umana, guardate in che misura siete capaci o siamo capaci di fare unità con il diverso. È difficile, è difficile. Nessuno dice che è facile, ma è la condizione. Sono caduti i muri di separazione, nonostante il terrorismo, le guerre che continuano, però il mondo non è mai stato così unificato. E siamo tutti collegati. Non esistono problemi nuovi che una nazione possa affrontare da sola. Tutti i problemi nuovi che stanno nascendo sono problemi planetari. Se piglia fuoco un angolo della terra, piglia fuoco la terra. Finché non ci sarà pace a Gerusalemme, non ci sarà pace nel mondo. Perché il terrorismo è nato proprio da questo: è una scintilla che è diventata incendio in Medio Oriente e che avvampa in tutto il mondo, nel cuore della Francia, degli Stati Uniti, nella paura che noi abbiamo in Italia. Siamo uniti. Siamo una cosa sola, siamo costretti dalla storia a fare quello che la nostra coscienza molte volte non arriva a fare, vivere uniti rispettando la diversità degli altri. E questa è la laicità positiva. Se non impariamo questo, noi non riusciremo a costruire un mondo migliore e la politica nasce da qui. La vita democratica è proprio questa trovare la sintesi tra diversi per il bene comune, che è il terzo elemento, coraggio è il penultimo, adesso poi accelero perché vedo che l'orologio va avanti anche a Ragusa. Allora, il bene comune, quindi questa laicità rispettata che non diventa più ostacolo nei rapporti con gli altri. Il terzo pilastro è quello... Affrontare i problemi locali tenendo presente la loro dimensione globale. Cioè, il mondo cammina, noi non possiamo vivere in Sicilia pensando solo da siciliani. Lasciatemelo dire. Una impressione che ho avuto appena arrivato a Palermo, tanti anni fa, mi hanno chiamato, c'era un convegno a Sciacca, erano quasi un migliaio di giovani di tutta l'isola eh? e erano giornate di studio sui problemi della Sicilia, quindi anche della corruzione, dicendo, alla luce anche diciamo, dei problemi più grandi. Alla fine dell'incontro ho detto a questi bravi giovani, non so se qualcuno di voi ci fosse stato, dice, vedete, a prescindere dall'accento siciliano che non è lo stesso di quello piemontese, le cose che io ho sentito in questo convegno parlando con voi le potevo benissimo sentire a Torino. Perché ormai tra la mobilità sociale, la, i mass media, la cultura è omogeneizzata. Voi ragazzi dell'isola avete gli stessi problemi, gli stessi... Ideali dei ragazzi del Nord. Se posso farvi un'osservazione è questo: che voi avete letto i problemi della Sicilia con gli occhi del siciliano, mentre dovevate parlarne in italiano quando l'Italia già parla europeo. Non so se capite dov'è il veren dell'argomento: fuori dalla chiusura locale. Noi lavoriamo in Sicilia, quindi dobbiamo avere i piedi per terra in Sicilia e cambiare la Sicilia. Ma con la testa non possiamo essere chiusi nell'isola, dobbiamo pensare in grande, pensare in italiano perché è un problema d'Italia, pensare in europeo, perché se noi rimaniamo a lavorare in Sicilia pensando in siciliano perdiamo il treno. Quindi questa regola che il Papa ribadisce, eh, lui non aveva sentito la conferenza che abbiamo fatto tanti anni fa, ma va proprio in questa linea, pensare in grande mentre agiamo nel locale. C'è questo brutto neologismo, glocale. Glo è la prima parte della parola globale, cale è l'ultima parte della parola locale. Ecco, i politici nuovi, Devono avere questa capacità di sintesi, di unire, appunto, la visione di un mondo che cammina di principi aperti a tutti, vivendoli e traducendoli nella situazione locale, per camminare tutti insieme. Finalmente viene l'ultimo motivo, che forse è anche, si ricollega al primo, con spirito di servizio. Cioè, questo è il tasto su cui batte sempre Papa Francesco: servire e non essere serviti. Quando uno fa un servizio politico, non fa il politico per essere servito, ma per servire, ritorno al concetto della vocazione. C'è uno stile proprio di fare la politica che stimola la partecipazione attiva dei cittadini. I cittadini non devono essere passivi, sottomessi alla politica, dovranno aiutare anche i politici e qui forse c'è l'intuizione popolare più profonda del Papa, che parlando di politica si rivolge più ai cittadini che ai politici di, di carriera, diciamo così. Tocca a noi avere la coscienza, la consapevolezza che la crisi della politica nasce dal quartiere, nasce dalla mia famiglia, nasce dall'educazione dei giovani, dalla formazione, dalla scuola. Se non nasce dalla base, non viene giù per decreto la riforma della politica. Se voi vi aspettate da Roma che risolva i problemi della Sicilia, o che rinnovi la politica potete morire in pace, perché è da noi che deve partire la spinta, una coscienza nuova, parlando ai giovani, formandoli, bisogna formarsi, è la parola chiave in questo momento di crisi storica, spirituale, culturale, che, di fronte alla quale siamo tutti impreparati, cominciando anche dai vescovi, eccetto il vostro, ma gli altri... Eh, si devono preparare perché siamo tutti, in... ci è, è caduta addosso questa crisi epocale. Per questo, dice Papa Francesco, chi è chiamato a esercitare il potere in vista della buona politica deve tenere presente che la realtà è più importante dei sogni ideologici. Molti politici, dice il Papa, si interrogano eh, perché. Il mio programma che è così convincente, così bello, e questo capita anche a alcuni leader religiosi, la gente non ci segue, si addormenta e se ne va, perché noi confondiamo le idee, i sogni con la realtà. Prima viene la realtà, confrontiamoci con i problemi reali della gente. La politica è al servizio, c'è stile di servizio, non caliare dall'alto il modello prefabbricato e dire o si fa così o non si fa nulla. E qui alla crisi presente conviene appunto opporre una vivacità dalle basi. Qui vedete ogni tanto noi ripetiamo delle frasi anche del Vangelo che non appaiono così chiare. Discutendo con il Signore, ho detto, Signore, non sono d'accordo su quella frase che tu hai detto, eh, c'è possibile. Perché il Signore ha detto, quando uno ha servito e ha fatto quello che doveva fare, dica, sono servo inutile, ho fatto il mio dovere. No, Signore, qui ti sbagli. Non esiste un servo inutile. Che servo è se è inutile? Se io ho una persona anziana che ha bisogno di una badante ma non mi dire che la badante è inutile se hai mio papà o una persona anziana bisognosa è utilissima non può dire sono inutile la cuoca a mezzogiorno sono serve inutile voglio vedere se non fa da mangiare come... quindi il servizio è sempre utile un politico che fa il suo dovere aggiusta le strade ma non solo quelle non può dire che è inutile, perché la politica realizza. Allora, cosa vuol dire? Sono andato a vedere il testo greco, perché il greco è quello che è la lingua dove è stata scritta la, il Vangelo. E c'è la parola acreios. A è l'alfa privativa, per quelli che sanno il greco, senza. Kreios vuol dire utilità. Di per sé la traduzione potrebbe anche essere inutile, ma come suona ai nostri orecchi non è giusto. Sono servo inutile. Il servo è sempre utile. Sapete come andrebbe tradotto? È lo spirito del servizio cristiano, ma anche quello del politico. Sono servo che ha fatto il suo dovere, senza propria utilità. Quindi, a creios, sono servo senza cercare il mio interesse. Questo è l'ideale del servizio, questo è l'ideale del politico. E se voi trovate un politico che può testimoniare pubblicamente, ho fatto tutto il mio dovere, senza cercare il mio interesse, ma cercando solo di servire al bene comune, gli facciamo un monumento, mi date l'indirizzo che subito iniziamo la costruzione. Perché questo è il vero problema della politica, un ideale che rispetti la laicità nella sua interezza, quindi non cerchi di confessionalizzare. La Chiesa faccia la Chiesa e non faccia politica nel senso tecnico della parola. Ispiri con il Vangelo, le coscienze, ma la mediazione culturale, la mediazione politica la devono fare i laici. Non tocca ai vescovi suggerire come devono votare in Parlamento i senatori e i deputati. Tocca i laici maturi che, dopo avere una coscienza formata, conoscendo il diritto, le leggi dell'economia, le fanno le loro scelte con consapevolezza. Questa è la Chiesa matura, questa è la politica matura, nascendo la quale veniamo fuori dalla palude presente. Padre, e come si fa? Allora lascio anche a voi una sola parola. Che riassuma tutte le chiacchiere che ho fatto con voi, ma le ho fatte così per dirvi cose serie che il Papa adombra in quei quattro paragrafi, e cercando di renderle accessibili anche ai non addetti ai lavori. Il vero problema, se volete, la parola chiave è formazione. Per cui, quando ci sono incontri di questo tipo, mi rendo conto che è un sacrificio, ciascuno ha i suoi impegni, deve lasciare, venire. Ma vale la pena perché usciamo di qui con qualche idea di più, con qualche dubbio interrogativo di più, e questo è segno di intelligenza, ma siamo cresciuti. Allora io sono contento di avervi potuto dire in sintesi quei paragrafi un po' densi della Evangelia Gaudio, quando avrete modo di rileggerli, perché è un po' lunghetta come documento, ma si legge volentieri. Voi potrete dire, beh, adesso forse li capiamo un po' meglio che se non avessimo partecipato all'incontro di questa sera. E grazie per la vostra pazienza.